Buongiorno ragazzi, ben ritrovati. Scusate il ritardo, avrei dovuto fare video ieri, ma purtroppo per una serie di contingenze non mi è stato possibile. Come vedete, oggi ho una bella barbaccia. Come promesso, volevo farvi vedere una nuova novità, una novità. In realtà ne avevo promesse due, ma poi ho pensato che fosse più sicuro, visto anche la barba lunga. Diciamo, provare un setup già noto. Anche oggi, se riusciamo, vorrei fare una rasatura, se possibile, il più made in Italy possibile. Per cui cominciamo a sciacquarci il viso e a utilizzare il nostro ProRaso Rosso. Milano è ancora freddo, c'è la nebbia, sono circa le 7 della mattina, quindi sono anche in ritardo, come succede praticamente ormai tutte le mattine da un certo periodo a questa parte. Diventa sempre più difficile alzarsi per tempo, ma che ci dobbiamo fare? Tant'è. E mentre ci mettiamo il prebarba, o meglio, mentre aspettiamo che il prebarba faccia il suo lavoro, ho messo troppo. Niente, oggi mi sa che non arrivo in fondo vivo a questa sbarbata. Comunque, barba di sabato, domenica, lunedì, 3 giorni. L'ultima volta che mi sono sbarbato di venerdì mattina e poi basta, perché durante il weekend non mi sono rasato. A qualcuno di voi ho risposto su Facebook, se qualcuno mi ha chiesto se mi sarei sbarbato durante il fine settimana, e purtroppo ho risposto che sono andato in montagna, dove io e mia moglie stiamo costruendo una casetta. Purtroppo non abbiamo ancora messo mo tutti i mobili, e fra questi non ci sono i mobili del bagno con gli specchi, quindi diventa un po' difficile sbarbarsi. Ci ho provato una volta con il cellulare, ma è stata un'impresa veramente. ProRaso Rosso, sempre molto buono. A bagno ho messo il pennellino di cavallo di Roberto Cavallo e la ciotolina cinese. Quella con il fondo zigrinato, si vede? Sì. Questo perché è made in Italy, almeno il pennello, insomma, voglio dire. Poi, oltre al prebarba. Altro prodotto made in Italy che utilizziamo oggi, tiriamo fuori ancora il nostro Fat Gold, rasoio di sicurezza Open Comb in 3 pezzi, e facciamo un salto nell'estremo oriente per la lametta e andiamo a usare una Feather. Allora, mentre il prebarba lavora, io apro il nostro rasoio a 3 pezzi, coprilama, pettine, manico, e recupero una Feather con la cartina azzurra e la copertina in confezione gialla. Mi piace, sono colorate, mettono un po' di buon umore al mattino, no? Allora, mettiamo la Feather nel suo coprilama. Mettiamo il pettine. E poi avvitiamo il nostro manico. Va bene. E adesso la novità. Ed ecco voi, tadà! Avete già riconosciuto, scatola di cartone, spago, nastrino tricolore, sigillo e cera lacca, un nuovo sapone di Abate di Lamantia. E mentre lo apriamo, io vi racconto una storia brevissima che tutti più o meno dovremmo sapere. Qui lo spago è sempre difficile da tagliare, ma che riguarda il nostro paese. Questo è forse il più italiano dei saponi, nel senso che è un sapone molto particolare che tiene in copertina. Vedete che bello questo che ha, che tiene in copertina, che ha in copertina. Ta ta ta, lo apriamo bene. Et voilà! Lo riconoscete? Il sapone è il Crumiro, naturalmente, come si legge. E il personaggio in copertina è Re Vittorio Emanuele II, ultimo re di Sardegna e primo re dell'Italia Unita. E
Come sempre, scusate, metto via la scatola. Abate di Lamantia fa una ricerca sempre molto accurata sui suoi prodotti, anche nella loro confezione. Perché? Perché Re Vittorio Emanuele II muore il 9 gennaio del 1878 a causa di febbre, probabilmente malariche, contratte durante le sue battute di caccia nella campagna laziale. Sempre in quell'anno, Domenico Rossi, per celebrare, per commemorare la morte di questo amatissimo sovrano, il primo re dell'Italia Unita, cosa fa? Fa bene il suo lavoro. Lui era un pasticcere e a Casale Monferrato crea dei biscotti, i crumiri appunto, che hanno la forma dei baffi di Re Vittorio Emanuele II. E tutti voi penso abbiate in mente l'immagine, le immagini classiche del Re Vittorio Emanuele II, questi bei baffoni che effettivamente assomigliano al crumiro. Crumiro, questo sapone che si chiama crumiro solo perché ha i crumiri in copertina, ma vi voglio far colazione. Perché, come vedete, marrone è come gli altri saponi una pasta, forse un po' più dura del Matteo. La pasta scura perché ha il colore del biscotto e profuma di crumiro. E quindi noi adesso andiamo a insaponarci il viso con questo prodotto della casa Abate di Lamantia. Anche questo sapone ha un po' di, come dire, di zaffer- cioè ha nel suo impasto lo zafferano, i pistilli di zafferano, che sono il marchio di fabbrica di Abate di Lamantia. Gli è stata aggiunta questa fragranza particolare. Tanto vado a prelevare questa fragranza particolare di biscotto crumiro. E anche questo sapone dovrebbe avere una, guardate tanto che inizia già a lavorare, dovrebbe avere già una buona, come dire, un buon effetto scrub ed essere particolarmente, come dire, lubrificante per scusate, mi inumidisco il viso. Dovrebbe essere particolarmente lubrificante per lo scorrimento delle lame. E per citare quello che c'è scritto sul sito di Abate di Lamantia, proprio come se ci fosse del burro, che è l'ingrediente principale di questi ottimi biscotti che penso tutti voi abbiate assaggiato. Si trovano nei supermercati, sono estremamente buoni, come tutti i prodotti di pasticceria italiani. Aggiungiamo un po' d'acqua e ricominciamo il nostro montaggio. Ecco, caratteristica di questi saponi di Abate di Lamantia, guardate intanto come già iniziano a schiumare, è che almeno all'inizio, il primo colpo di naso, diciamo così, non è particolarmente marcato. Con questa barba qui verrà fuori un disastro. Non è particolarmente marcato, sono tutte fragranze sempre abbastanza delicate, direi. Però poi, poco alla volta, montando il sapone, il profumo diventa più evidente, diventa più marcato, e vi devo dire, in questo momento mi sembra di avere in faccia, sapete, quelle tazze da colazione con il latte magari freddo e i biscotti, no? E devo dire che è un sapone giusto per la colazione, eh. Va. Allora, svuotiamo il lavandino, prendiamo il nostro fatip armato con le feder e cominciamo questa sbarbata. Peraltro vorrei porre l'accento ancora una volta sul pennello
di Roberto Cavallo, che come avete visto, con pochi giri, ha montato il sapone in modo egregio. Beh, devo dire che lo vedete anche voi. La scorrevolezza del rasoio è fantastica. C'è da dire che Fatic si presta abbastanza perché è un rasoio pesante di suo, per cui, come dire, la gravità fa a buon gioco. Però, voglio dire, su una barba di 3 giorni, devo dire che va allegramente. E le feder non si fanno spaventare da niente. Ancora sapone per la passata in obliquo. Cosa dite? Proviamo a fare il passaggio di Lernia con Fatip e Feder. Vabbè ragazzi, se mi apro la faccia, sono gli inconvenienti del mestiere, insomma. Inconvenienti di questa passione. Ragazzi, mi si sta aprendo una voragine nello stomaco. Che la metà basta. Va bene, proviamo, dai. Perché io, avendo i baffi, non riesco a fare il passaggio, come dire, completo, compreso di labbra, vabbè, ma questo purtroppo. Cominciato poi direttamente dalla guancia, a differenza della mia abitudine che prevede il passaggio in obliquo dal collo, vabbè. Ok, l'ultima contropelo. Vedete che il sapone ha bisogno di un po', forse rispetto a Matteo tende a smontare un po' di più, però il pennello è rimasto ancora abbastanza carico, quindi non aggiungerei altra acqua, anche perché a qualcuno potrebbe venire un ictus, e già secondo gli standard di qualcuno ne uso già troppa.
e partiamo con il nostro contropelo. Certo che infatti è proprio pesante rispetto a Edwin Jagger, è veramente. Mi sono pizzicato qua. Devo dire che Federer e Fatip sono una coppia, ragazzi. Allora, sciacquatina al viso e ci mettiamo l'allume di Rocca. Ragazzi, Fatip e Federer li abbiamo già commentati, sono due prodotti estremamente, come dire, performanti e aggressivi, però, come dire, se usati con rispetto, secondo me, usati con rispetto, secondo me, riescono a garantire comunque una rasatura, direi decisamente profonda. E questo per quanto riguarda rasoio e lame, che però, voglio dire, sono già, come dire, arcinote. Il pennello di Roberto Cavallo, guardate quanta schiuma, quanto prodotto ancora trattiene. Questo dimostra che il ciuffo è molto denso, è un ciuffo bello operativo, nel senso che è veramente in grado con pochi giri di montare il sapone e si comporta benone. Devo dire che nella sua, come dire, essenzialità di un manico di legno, che è comunque bello leggero, comodo, ergonomico, monta un ciuffo in pelo di cavallo che in no, questo, se non sbaglio, Roberto, correggimi, non mi ricordo più se sono metà e metà, metà crine e metà coda, non mi ricordo le percentuali. Comunque, devo dire, lavora in modo superbo e per me che preferisco i pennelli un po' più durini, non sono tantissimo per il Fatip, per il Silver Tip, queste cose qui, in realtà questo rappresenta un compromesso, cioè la durezza ideale del ciuffo per me. Che devo dire, si difende gravemente. Peraltro, vorrei far vedere come si è aperto questo pennello con l'utilizzo. Mi tolgo il lume di Rocca e mentre ci mettiamo la doccia di Floyd, commentiamo il nostro crumiro.
Ok. Allora, abate di lamantia Crumiro. Come sempre, se vogliamo partire dal confezionamento, beh, devo dire 10 lode, perché comunque molto interessante, secondo me molto ben studiato il discorso della copertina di questo sapone. Battilamantia è sempre abbastanza attento a queste cose, però devo dire che questo è veramente un colpo da maestri, anche perché denota, intanto scusate, Floyd Genuine, denota un'attenzione, uno studio al dettaglio, perché comunque onestamente io non so quanti di noi conoscessero la storia dei crumiri, dei biscotti crumiri, veramente. Io l'ho imparata informandomi prima di usare questo sapone, quindi devo dire che poi magari Abate di Lamantia conosceva già questa storia e ne ha approfittato, però comunque è indice di preparazione e di attenzione al dettaglio. Molto molto interessante la fragranza, questa fragranza di appunto di crumiro, di biscotto bello burroso, che fa venire veramente voglia la mattina presto di fare colazione, perché comunque proprio c'è un odore biscottato, e come tutti i saponi a base di lamantia, il profumo del biscotto, così come gli aromi per esempio della mirra, dell'incenso, immagino sia così anche per gli altri prodotti di Abate Lamantia, viene fuori soprattutto durante il montaggio, non appena si annusa la confezione. Interessante il colore che ricorda effettivamente il biscotto. Tanto ci mettiamo un po' di cremetta idratante, ricordiamoci che oggi abbiamo usato Fatip e Feder, quindi insomma comunque una rasatura abbastanza cattivella sulla pelle. Interessante, dicevo, il colore, consistenza. Allora, è un po' più duro rispetto al Matteo 911 che abbiamo provato la volta scorsa. Io non ho una grande esperienza di saponi di Abate di Lamantia, perché purtroppo per adesso ho soltanto questi due, e quindi, come dire, non posso fare un discorso generale per tutti, però tra i due, Crumiro appare un po' più duro come consistenza, è appena appena meno reattivo al montaggio, perché come vedete ci sia stato prodotto a sufficienza per fare tre passate senza grosse difficoltà e io non abbia prelevato chissà quanto prodotto con il pennello. Secondo me il Matteo ci risponde un po' meglio, ma anche questo è un fatto sostanzialmente di gusti, nel senso che ci sono quelli che prediligono i saponi proprio duri e quindi probabilmente Crumiro si avvicina di più a questo tipo di gusto, pur devo dire, essendomi piaciuto molto, avendomi garantito una rasatura, l'avete visto, profonda, senza particolari problemi di irritazione. Il rasoio, non so, ecco, forse facendo così si vede meglio che sulla gola, non ho niente. Il rasoio, l'avete visto, scorreva sulla pelle senza nessun tipo di esitazione, e questo è uno degli ingredienti fondamentali che fanno un buon sapone e che permettono di garantire una rasatura confortevole. Per cui devo dire che anche oggi una sbarbata veramente di lusso, comodissima, confortevolissima, divertente, con Fatip e con Feder, utilizzando un sapone made in Italy dal profumo veramente curioso. Alla prossima, ragazzi, ciao, buona giornata!